Sì, un nuovo veloce, veloce delirio di una pendolare, intanto ci vedo il cuoricino che mi hanno regalato per il compleanno, vabbè. E allora, ieri ho preso l'ennesimo paio di scarpe nuove, ho preso, vabbè, su Instagram le avete viste, sono un paio di slip-on, quindi di tipo salate, diciamo, da strada, io le chiamo salate da strada, della Guru, che avevo lo sconto del 30%, sempre con i famosi buoni. E erano comode. E quindi io chiedo, ma perché quando si provano le scarpe, quando si va a comprarle, sono comode, perfette, giuste, perfette appunto? Un momento così. No, niente intrusi. E appunto quando si va a provarle sono perfette, comodissime, poi quando le si usa un'ora, stringono, segano, tagliano, fanno le vesciche. Poi io vabbè ho i piedi sfigati, ma veramente sfigati, che mi vengono le vesciche nei posti più impensati. Poi adesso che ero abituata con le Super Skechers, quelle che è come non averle, quindi il piede era bello rilassato, adesso invece metterla dentro le scarpe è un po' più. Cioè, che non sono strette, è che il piede è più compresso, quindi non è abituato, allora si arrabbia, quindi vesciche su vesciche. E quindi perché appunto quando si usano poi ci sono queste sorprese? E di qui la riflessione, che sarebbe l'argomento reale, diciamo, del delirio di oggi. Quindi le scarpe come metafore della vita di coppia. Perché all'inizio della relazione è sempre tutto bello e ci si sforza comunque di farsi vedere al meglio di sé, ovviamente si cerca di smussare un po' le differenze, si manda giù, si cerca il compromesso, anzi si cerca di venire incontro all'altro, di far vedere insomma che ci sono tante cose in comune, gli interessi comuni, che le idee sono le stesse, eccetera, 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 poi invece andando avanti vengono fuori le rogne e lì ci sono le due strade, quindi o la scarpa stretta che resterà stretta tutta la vita, quindi o la butti o la regali o non la userà mai più, comunque la tieni lì, non la userai mai più, oppure c'è la scarpa che invece un po' si adatta a lei, un po' si allarga, un po' si abitua al piede e quindi si continua a usare, anzi poi magari diventa la tua scarpa preferita. E quindi niente, questo pensiero molto intelligente che mi è venuto finché facevo la strada dall'ufficio alla stazione, e ditemi cosa ne pensate, se può essere una metafora attinente. Secondo me è molto attinente questa delle scarpe. Poi sarà che io ho la passione delle scarpe, se non si fosse capito, e quindi insomma mi sento un argomento particolarmente mio. E quindi niente, è tutto qua. E dopo questo video utilissimo e molto significativo vi salustro, perché adesso il treno parte e non si sentirà più niente. Già così non so cosa si senta, perché il treno è sempre super rumoroso. E comunque così è. Ditemi, secondo voi la vita di coppia come scarpe? Credete così fa schifo, ma avete capito. E niente, solite cose, iscrivetevi, seguitemi, baciatemi, picciu bacio, e ciao baciati.